Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Ciao bimbi, ciao bimbe e benvenuti al consueto appuntamento con Planimazione con la Tana di Chicco in questa nuova settimana. Speriamo che abbiate passato un buon sabato e una buona domenica in compagnia dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei vostri parenti, dei vostri fratellini, sorelline. Ma ora mettetevi comodi perché cominciamo la storia di oggi che ha come tema animali famelici, come ci avete indicato voi durante il weekend. E la storia di oggi è raccolta, appunto, è presa da questa raccolta di racconti meravigliosi, ok? Facile da reperire. Il titolo è comunque una storia classica, è I sette capretti e il lupo. In una casa vicina al bosco viveva la signora capra. Aveva sette figlioletti, sette capretti, tutti identici. E ogni giorno, quando la signora capra andava a lavorare, li salutava dicendo: attenzione, comportatevi bene e non aprite la porta a nessuno, tantomeno al lupo che vuol mangiarvi. Non preoccuparti, apriremo solo a te. Dicevano i capretti tutti in coro. Un giorno un lupo cattivo li stava spiando da dietro una pietra. E proprio mentre la mamma stava uscendo per andare al lavoro, aveva ascoltato la discussione, la raccomandazione che la mamma aveva fatto ai figlioletti. E quindi il lupo pensò: ma qui si prospetta un banchetto di carne tenera e dolce. Là dentro mi aspettano sette gustosi bocconcini. Ma dimmi un po', come posso entrare dentro? La mamma prima o poi tornerà, non avrò tutto questo tempo. Devo essere veloce e devo pensare bene. Poco dopo bussò alla porta. Toc, toc, toc. Chi è? Rispondevano da dentro. I sette capretti erano spaventati perché era troppo presto per aprire la mamma. Sono la mamma, apritemi che ho dimenticato una cosa. Ma il lupo aveva una voce molto profonda e troppo, troppo ruvida per essere la voce della mamma. Udendola, i sette capretti gridarono: tu non sei la mamma, beh! Tu non sei la mamma, beh! Il lupo bussa, ma la porta non si apre perché i capretti scoprono che non è la mamma. Lei non ha questa voce brutta, ha una voce molto più dolce, la nostra mamma. Tu sei il lupo, non riuscirai a ingannarci. Che imbecille, pensò il lupo, come ho fatto a non accorgermene? È vero, lo avevo pure sentito. La mamma ha detto: aprirete solo a me riconoscendo la mia voce. E io ho fatto una voce veramente troppo profonda. Sono stato un po' sprovveduto, ma ora riprovo. Ma come si può addolcire una voce? E il lupo cominciò a pensare e si ricordò che da piccolo gli avevano detto: con un po' di uova dolce e morbide la tua voce può diventare più morbida e più dolce. Così il lupo andò a comprare una dozzina di uova e se li mangiò tutti insieme. Gli venne subito una voce dolce e acuta. Mamma mia, ma allora sicuramente avrò un risultato migliore. Chi l'avrebbe pensato mai che la frittata mi avrebbe fatto diventare la voce così acuta? Eppure a me la frittata non piace nemmeno. Però senti che vocina che mi è venuta. Il lupo, quindi, pronto con la sua focina da mamma capra, tornò alla casa e bussò nuovamente. Ehi, là dentro, aprite, sono la mamma!
disse. Vi ho portato una sorpresa! I capretti, udendo la voce cristallina, non sapevano cosa fare perché comunque era ancora troppo presto perché la mamma tornasse. E poi guardarono in basso attraverso una fessura della porta. Vedete, il lupo ha mangiato, ma i sette capretti vedono il lupo attraverso la porta. Una zampa! Fratelli, ma guardate! Quella non è la zampa di nostra madre! Mamma non c'ha gli artigli e non ha una zampa nera, lunga e grossa come la sua! Vedendo la zampa nera, i sette capretti capirono che non si trattava della mamma. Tu non sei nostra madre! Gridarono. Tu non lo sei! Lei ha le zampe bianche e dolci e delicate, tu hai gli artigli e le zampe nere. Tu sei lo scemo di un lupo, lo scemo di un lupo. Il lupo, mannaggia, era arrabbiato, infuriato. Ma come c'ho questa vocina dolce e mi lascio ingannare da questi capretti? Per il colore della mia zampa. E allora? Pensò a come far diventare la zampa che loro avrebbero visto bianca. Fammi pensare, ma certo! Da piccolo si ricordava che qualcuno gli aveva detto che la farina spolverata bene faceva imbiancare anche tutto il corpo e quindi infuriato andò al mulino, comprò un sacco di farina e ci si immerse dentro con le zampe. Era diventato bianco praticamente quasi fino alla vita, almeno fino alle ginocchia. Con questa voce e con queste zampe sicuramente non avrò motivo di non essere riconosciuto. Allora corse alla casa dei sette capretti e per la terza volta mise la zampa nella fessura e bussò alla porta in maniera energica. Ehi! Ehi! Aprite! Sono la mamma! Ma questa volta non gli diedero nemmeno il tempo di parlare, perché i capretti, oltre a sentire la voce e a vedere la zampa, con il loro olfatto avevano sentito che non c'era il profumo della loro mamma, ma... Ma questa è puzza di lupo! Ehi, ragazzi! Fuori c'è il lupo e crede di ingannarci! Che puzza! Che puzza! Qui c'è un fetore di lupo da soffocare! No! Anche se hai la zampa bianca e una voce dolce, puzzi di cagnaccio morto! Sei un lupaccio, non ci potrai ingannare! Oh, ragazzi, non ci crederete, ma il lupo era nuovamente arrabbiato. Non bastava la voce, non bastavano le zampe, ora sentivano anche il profumo. Ma i sette capretti sono veramente imperdonabili. Vabbè, e allora non mi tocca che cambiare anche il mio odore. E sempre più furioso, il lupo si ricordò, da piccolo, che qualcuno gli aveva detto che il formaggio di capra, se tu lo mangi, per qualche minuto... anche per un po' di tempo, se non lavi i denti, ti fa assomigliare proprio all'odore di una capra. E allora cercò un venditore di formaggi, lo trovò e comprò tutto il formaggio di capra che il signore aveva. Che faccio? Glielo incarto? Pensa, tutto il formaggio voleva incartarglielo perché pensava glielo volesse portarlo a casa. No, 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 non c'è bisogno, ringhiò il lupo. Me lo metto addosso. Prese il suo formaggio e come se fosse una saponetta. Se lo passò dappertutto. Già. Il lupo pensava
pensava che questa volta ce l'avrebbe fatta perché puzzava di formaggio di capra. Davanti al venditore, quindi, il lupo ringraziò, dopo essersi sparso di formaggio tutto il corpo, e se ne andò, e borbottando fra sé se, io sto spendendo un patrimonio per mangiare questi capretti. Prima le uova, poi la farina, ora anche il formaggio. Quasi quasi mi conveniva andarmene al ristorante a mangiare la carne di capretto. Ma come un predatore vero, si mise stavolta davanti alla porta, deciso di entrare. Ehi! La voce era dolce, la zampa era bianca e il profumo era di capra. Aprite, bambini! Sono la mamma! Era proprio l'ora dell'arrivo della mamma e la voce era la sua, la zampa bianca era la sua e... Aspettate! Fratelli, sentite questo odore di mamma, questo odore di formaggetto di capra e l'odore della sua soave pelle. Aprite, aprite. Insomma, dopo questo forte odore di capra, i capretti erano convinti che non c'erano dubbi che quella fosse la loro mamma, quindi fiduciosi aprirono la porta, ma... una volta aperta la porta, il lupo si fiondò dentro e... Ragazzi, in men che non si mica... Siete miei finalmente! Ululò il lupo con la sua enorme bocca. Tanta era la sua fame che uno dopo l'altro li mangiò tutti per interi. Uno si era nascosto sotto il letto, ma era riuscito a prenderlo. Uno dentro l'orologio, uno dietro la tenda, uno sotto il tavolo. Insomma, solo il più piccolo di tutti, nascosto all'interno di una cassapanca, pensa, era riuscito a sfuggire alla fame del lupo. Era il più piccolo di tutti, ma riuscì a salvarsi, mentre i suoi fratelli sono stati tutti mangiati in un boccone per intero da questo lupo maledetto. Insomma, il lupo se ne andò e rimase da solo il povero capretto dentro la cassapanca. Insomma, arrivò la mamma ed era proprio ora che finisse il suo lavoro. Beh, ma cosa è successo qui? Dove sono i miei capretti? La porta tutta spalancata, oddio, cosa è successo? E uscì il povero ultimo fratellino che disse alla mamma: mamma, mamma, il lupo è arrivato, ci ha ingannato. Ne ha mangiati sei dei miei fratelli. Solo io sono rimasto perché mi sono nascosto. Ma non può essere tanto andato lontano. Perché? C'ho tutto nella pancia ancora. È successo da poco tempo. E allora la mamma si organizzò. Sentito il racconto del figlioletto, a proposito della zampa bianca, della voce dolce, dell'odore di capra, decise anche la mamma di vendicarsi. Trovò un paio di forbici molto molto spesse e cominciarono ad andare nelle vicinanze a cercare se sotto qualche albero poteva riposarsi un lupo con la pancia piena. E in effetti, poco dopo, trovarono proprio un lupacchiotto tutto vestito di verde, con le zampe bianche, e sapeva di formaggio di capra. Stava facendo un pisolino sotto un albero. Guarda, mamma, è quello, è quello! Sì, sicuramente, e ora gli facciamo un bello scherzetto, perché se li hai inghiottiti in un boccone come tu mi hai detto, sono ancora vivi nella sua pancia, quindi è sufficiente tagliare la pancia e liberarli, così riusciranno a venire fuori. Ma scopriamolo subito, disse mamma capra. Senza pensarci due volte, mentre il lupo dormiva ancora, tagliò
e il lupo non si accorse di niente perché era talmente stanco e talmente soddisfatto che non sentì proprio neanche lo zac zac delle forbici. E zac 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 aprì la pancia del lupo e uscirono fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6 capretti. La signora capra li abbracciò tutti e disse loro: portatemi ognuno di voi una grossa pietra, castigheremo questo essere malvagio una volta per sempre, ma fatelo in fretta prima che si svegli, perché altrimenti il pericolo di essere mangiati tornerà prima o poi. Ecco qua la nostra mamma capra che libera i 6 capretti. E il lupo è ancora lì a dormire, non si è ancora accorta di nulla. I capretti obbedirono e quindi andarono a cercare le 7 pietre, i 7 massi che mamma capra aveva chiesto. Poi sempre mamma capra, per evitare che tutto andasse perduto, preparò ago e filo bello robusto e mise le pietre dentro la pancia del lupo, una per volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ago e filo cucì delicatamente, ma col filo molto, molto spesso, la pancia del lupo con tanta abilità che quasi chiunque avesse guardato quella pancia non avrebbe mai pensato che era stata prima tagliata. Insomma, dopo la grande abilità, alla fine il lupo si svegliò 1 ora dopo. «Oh, una sete spaventosa, mamma mia!» esclamò. «Che peso sullo stomaco che ho! Ma questo mi succede perché inghiotto il cibo senza masticarlo! Ma chi l'avrebbe mai detto che 7 capretti morbidi morbidi avrebbero fatto tutto questo pesantezza di stomaco? Adesso mi sembra di avere proprio dei sassi nella pancia!» Aveva dei sassi nella pancia davvero, mica gli sembrava, ma lui non lo sapeva perché dormiva e la pancia era intatta. Sembrava che nessuno l'avesse mai tagliata. Insomma, andò al fiume a dissetarsi. Giunse lì, si chinò e prese un po' d'acqua. Prese un po' d'acqua, prese un po' d'acqua. Al quarto sorso d'acqua scivolò dentro l'acqua, ma l'acqua era profonda. Splash! Che tuffo! Poi la corrente lo trascinò via. E dato che nessuno lo vide mai più, la signora capra e i suoi figli da allora vissero tranquilli. I sassi dentro la pancia del lupo lo avevano trascinato molto, molto lontano e molto, molto a valle. Probabilmente il lupo ha ancora le pietre nella pancia e sente ancora un peso sullo stomaco anche dopo tanto, tanto tempo. Ma l'importante è che mamma capra e i 7 capretti vissero sempre felici e contenti e mai nessun lupo li ingannò più. Ciao! Questa era proprio la storia dei 7 capretti e del lupo, una storia classica ma molto molto bella, che ci ha insegnato una cosa importante. 1. Mai disobbedire a mamma e papà e non dare mai le confidenze agli sconosciuti. Questa è una cosa importantissima. Seconda cosa, e non meno importante, che non bisogna mai mangiare di fretta e mai mangiare senza avere masticato, perché la scienza ci dice che la masticazione comincia prima nella bocca. Prima di andare giù, ragazzi, contate fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando avete masticato almeno 10 volte, allora potete inghiottire. Starete tranquilli che non avete mai mal di stomaco, mai appesantezza di stomaco e soprattutto non ingrasserete mai, perché digerire bene vuol dire non assorbire tutti i grassi, ok? Ma per queste ed altre disserzioni scientifiche lasciamo il compito a chi è più competente. D'altro canto noi raccontiamo storie e non facciamo gli insegnanti, ma bimbi voi siete i migliori a dire a noi qual è il tema di domani.
Quindi con i vostri like, i vostri commenti, i vostri suggerimenti sulla pagina di Oplanimazione o sulla pagina della Tana di Chicco o anche sul gruppo WhatsApp potete dirci il tema che vogliamo è questo e noi cercheremo di accontentarvi. Per oggi è tutto, buon inizio settimana, ci vediamo domani. Ciao!